Altissimo per la preghiera nostra bene, a Lui attribuita, e per la visione della scapolare che fin dal XV secolo ha ispirato numerosi artisti. Nell'ordine del Carmelo è venerato per la sua eroica testimonianza di monaco e di asceta e soprattutto per la sua devozione a Maria Vergine, alla quale raccomandò l'ordine delle difficoltà che incontrò al suo arrivo in Europa dalla Palestina e alla prima diffusione dello scapolare alla grande tradizionale promessa della Madonna. Questo è il privilegio per te e per i tuoi. Chiunque morirà rivestendolo sarà salvo. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo umilmente perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio che hai chiamato San Simone a cercare con tutte le forze e meno di cieli tra i fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo, concedi anche a noi che confidiamo nella sua intercessione di aderire a te con tutto il tuo cuore e di cooperare alla redenzione del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, attingete con forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestiti della natura di Dio e poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche dello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca vi sia data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo e quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è il mio dovere. Parola di Dio. Vi prego, Signore, vi prego.
ma come cura che il vento disperde. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Per poter attivare
Cinquecento, quando presentano a Sant'Alberto di Gerusalemme il loro progetto di vita, e quindi viene approvato e viene strutturato attraverso quella regola che noi abbiamo, bellissima, che è ricchissima della parola di Dio. E questo aspetto dell'armonia spirituale è inserito nella nostra regola. Perché? Perché il cristiano, per poter vivere la sua fede, per poter vivere la sua identità, ha bisogno di immergersi in Cristo Gesù. Allora, da un lato, i rivestirsi della natura di Dio, e i carmelitani, diceva un santo Giacomo da Vitry, così cercando di spiegare qual era questa vita carmelitana, e cercavano di essere come le api che sono nell'alveare e producono il miele. Qual era questo miele? La contemplazione. Infatti, San Simone Stolte viene presentato come un uomo ascetico e contemplativo. Infatti, i primi carmelitani che vennero in Europa portavano con sé questo stile fondamentale del Carmelo. Poi hanno dovuto abbracciare, per essere approvati dalla Chiesa, la forma mendicante. Le prime comunità dei francescani, dei domenicani, erano sorte, quindi bisognava o assimilarsi alla vita contemplativa monastica oppure entrare nella vita religiosa, quella vita che stava nascendo, genovitica. Ma i credenti non hanno mai perso questa dimensione contemplativa. Molto bello il Vangelo. Il Vangelo che dice: vi do un comandamento nuovo, l'amore. Infatti, preghiera, lavoro, fraternità sono i tre elementi che costituiscono l'esperienza carmelitana. Ecco, la fraternità, non una fraternità vuota, sterile, ma secondo quel comando di Gesù: amatevi come io ho amato voi. Una fraternità che all'intra e all'extra, cioè all'interno dell'esperienza comunitaria e fuori dall'esperienza comunitaria. Ringraziando Dio, le nostre comunità sono molto amate dal popolo di Dio, e noi amiamo tantissimo il popolo di Dio perché con loro possiamo fare anche questa esperienza di preghiera, di contemplazione e di vita fraterna. Vogliamo chiedere a San Simone Stolte di essere il nostro intercessore presso il Padre, di pregare, anche perché lui aveva questa devozione fortissima verso Maria. Stiamo celebrando il mese di maggio e non possiamo dimenticare l'esempio, la vicinanza, l'amore che Maria ha per ciascuno di noi. Ecco, chiedergli che, come noi sappiamo affidarci, sappiamo rivestire l'abito battesimale, non soltanto quello religioso, sappiamo portare questo segno di consacrazione a Maria allo scapolare, e di essere testimoni di questo amore che Dio ha avuto e ha continuamente per ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.
per i giovani perché cerchino la verità con cuore libero e puro, accettando fatiche e sacrifici.